Abbiamo visto come calcolare la derivata di una funzione che si può esprimere come somma o sottrazione di funzioni e anche come prodotto di due funzioni. Manca da vedere come si può esprimere la derivata di una funzione che si può esprimere come il quoziente di due altre funzioni che già conosciamo. Allora, per fare questo utilizziamo prima un risultato preliminare, ossia calcoliamo la derivata di 1 diviso f di x rispetto a x. Supponendo di conoscere la derivata di f di x rispetto a x, che indicheremo al solito modo f' come con f' di x. Allora iniziamo. Per definizione, la derivata di 1 diviso f di x rispetto ad x sarà il limite per h che tende a 0 di 1 diviso f di x più h meno 1 diviso f di x, tutto quanto fratto h. Svolgiamo questo calcolo. Allora, intanto facciamo denominatore comune, che è f di x più h per f di x, e anche h, portandolo nella frazione superiore, va a denominatore. Il primo termine 1 va moltiplicato per f di x più h e l'altro termine va moltiplicato per f di scusate, il primo termine va moltiplicato per f di x e il secondo termine va moltiplicato per f di x più h. Otteniamo quindi il limite per h che tende a 0 di f di x meno f di x più h. Tutto quanto fratto f di x più h per f di x per h. Continuiamo svolgendo il calcolo. Torna utile portare fuori un segno meno dal segno di limite. Quindi abbiamo meno limite per h che tende a 0 di f di x più h meno f di x fratto h per 1 diviso f di x per f di x più h. Vedete, ho scomposto i termini in questo modo perché qui riconosciamo la derivata di f di x rispetto ad x, cioè f' di x. E quando h tende a 0, questo termine è 1 diviso f di x al quadrato. Quindi abbiamo la regola finale, 1 fratto f di x ha come derivata, sempre rispetto a x, meno f' di x diviso f di x al quadrato. Ora vediamo a cosa ci serve questo risultato. Lo utilizziamo per calcolare la derivata, sempre rispetto a x, ad esempio, di una funzione h di x che è esprimibile come f di x diviso g di x. Questo perché? Perché f di x diviso g di x possiamo pensarlo come un prodotto, f di x che moltiplica 1 diviso g di x. E adesso abbiamo tutti gli ingredienti, perché sappiamo calcolare la derivata di 1 diviso g di x e sappiamo la regola per il prodotto. Applichiamola. Quindi h' di x sarà derivata del primo, f' di x, per il secondo non derivato, g di x, al denominatore, più la derivata del secondo, ma la derivata del secondo termine è meno g' di x diviso g di x al quadrato, per il primo non derivato. Solitamente è più facile memorizzare la formula per la derivata del quoziente facendo il denominatore comune. Quindi il primo termine va moltiplicato per g di x, poi ricordandola mnemonicamente come h' di x uguale f' di x per g di x, che vuol dire derivata del numeratore per il denominatore non derivato, meno g' di x per f di x, quindi meno derivata del denominatore per numeratore non derivato, diviso denominatore al quadrato. Quindi con questo si concludono, diciamo, le derivate di combinazioni di funzioni. Resta da vedere le funzioni inverse e le funzioni composte.